abbandoniamo Rosa, marcire nel bosco. So che sei preoccupato. Questo non servirà a riportare indietro i morti. La guardava sorridendo. Che cosa succede? Sembra ci sia un problema. Stiamo parlando di una cosa molto importante, straniera. Yul, ti prego. Dopo. Ora mi ricordo perché preferisco le piante alle persone. Hanno molte meno pretese. Ti chiedo scusa per Yul. Un tempo era più cordiale, ma il lutto purtroppo rende scortesi. Lutto? Tu e Zo ci avete restituito i terranumi, ma i problemi dovuti alla carestia restano. Una volta morti raccolti, ho inviato cacciatori alla selva antica, una foresta a nord, in cerca di carne. Una macchina ha distrutto l'ultima squadra che ho mandato. Uno squarciavento. A sentire, l'unico superstite è più letale di quelli visti finora. Ti ho già vista quando ho parlato con il coro. È così. Mi spiace di non avervi aiutato di più, in particolare Zo. Molti Utaru si credono superiori alla politica, ma non è affatto vero. Io concordo raramente con Fane, ma collaboro con lui su numerose questioni. Non volevi contraddirlo? Non pubblicamente, no. Esatto. Spero che non me ne farai una colpa. Quel che è fatto è fatto. Alla fine abbiamo risolto. Dimmi quello che sai sulla macchina che ha attaccato i cacciatori. Li ha attaccati ai margini della selva antica. Uno di loro venne, sopravvissuto e tornato a Cantopuro. Se vuoi interrogarlo, è in cura dei nostri guaritori. Agli altri quattro cacciatori è andata anche peggio. Deve essere una bestia tremenda. Puoi distruggerla. Ho una certa esperienza. Bene, se dovesse uscire dalla foresta, non saremmo al sicuro. Ah, un'altra cosa. Ogni Utaru porta con sé un borsello di semi, donati alla nascita e piantati alla morte. Il nostro modo per ricordare i cari e celebrare il loro posto nel ciclo. Significherebbe molto per le loro famiglie se potessi recuperarli. Farò il possibile. Lo immagino. Sta attenta nella foresta. Prima di andare alla selva antica dovrei parlare con il superstite. Forse può dirmi qualcosa sullo squarciamento. Forte e coraggioso. Lì si presentò da re. Hai appena migliorato la mia giornata. Quello è il cacciatore sopravvissuto. Straniera, che tu possa camminare. Ven, vorrei parlare della macchina alla selva antica. Vuoi braccare quell'orrore? Voglio provarci. Ti va di rispondere a qualche domanda al riguardo? Ti dirò quello che posso. Dimmi com'è andata, sii preciso. Eravamo cinque. Cacciavamo cinghiali per la nostra tribù, come avevamo già fatto molte volte in precedenza. Abbiamo visto delle macchine. Succede quando andiamo alla selva antica. E come sempre, le abbiamo eliminate. Questa volta, appena finito, abbiamo sentito ruggire. Ehi. Calma. C'è stato un lampo tra gli alberi. Tutto coda e artigli. E poi ha massacrato Cole, Harry e San. E ha attaccato me. Mi ha squarciato la spalla. Tutto quel sangue. Poi una freccia l'ha colpito al collo. È stato Lao. L'ha distratto. Lui urlava. La bestia l'ha visto. È scomparso tra gli alberi. Con la macchina. Mi ha gridato un'ultima volta di fuggire. E io l'ho fatto. Ero quasi a Cantopuro quando ho capito cosa avevo fatto. L'avevo lasciato morire. Puoi dirmi qualcos'altro di utile riguardo a questa macchina? Sembrava uno squarciavento, ma era più forte. Molto più forte. Nient'altro. La corazza era scura e brillava di un bagliore viola. Grazie. Forse so di che si tratta. Adesso devo andare. Non andare da quell'orrore. Fidati. So cosa faccio. Se proprio devi, spero che lo farai a pezzi. Ha ucciso Lao. Era mio amico. Deve essere la selva antica. Shell ha detto che l'attacco è avvenuto da queste parti.
Meglio iniziare da qui a cercare quei borselli. Una macchina creata per uccidere i cacciatori. C'è un faro morto. Deve essere uno dei cacciatori. Devo eliminare questa macchina. Borsello. Ma gli altri cacciatori dove sono? E lo squarciavento che li ha attaccati? Cercherò delle tracce con il focus. Là, tracce di squarciavento. Deve aver inseguito gli altri cacciatori nella foresta. Andiamo. Vento l'ha raggiunto qui. Bene, ho il borsello. Devo proseguire seguendo le tracce dello squarciavento. Morti tutti. È stato ucciso dallo squarciavento. Almeno potrò restituire il suo borsello. Devo fermare quella macchina. Cercherò delle tracce. Bene. Vento deve averlo inseguito. C'è una specie di residuo qui. È appiccicoso, come resina. Forse viene da qualche arma. Il superstite ha detto che il suo amico Lao ha distratto la macchina per farlo scappare. Forse è successo qui. Lo squarciavento deve aver scalato il finale. Lao l'ha fatto sudare. Il crinale è ricoperto di segni d'artigli. La macchina deve essere passata qua. Della macchina si è incastrato qui. L'ha rallentata. Il cacciatore è fuggito. Il fuoco non è la soluzione migliore.
ghiaccio. Le tracce finiscono qui. Nessun segno dell'ultimo cacciatore. Forse so perché le macchine sorvegliano la spaccatura nella rete. Prima devo eliminarle. Facile. Easy. Le macchine sembravano attratte da quel crepaccio. Ora controllo. La spaccatura qua. Chi è? È vivo. Sono andati. Non mi aspettavo aiuto. Grazie, straniera. Sto cercando lo squarciavento. Dov'è andato? Gli dai la caccia? Tranquillo, ho visto di peggio. Ma chi sei? Devi solo restare qui mentre trovo la sua pista. Ti avviserò quando... È arrivato. Lascia fare a me ora. Se vuoi posso rallentarlo. Resta lì e spara quando lo faccio io. Occhio agli artigli. Questo si è dato da fare con le ammazzacacciatore. Allora, squarciavento altro. Deve contro il fulmine. Easy. Abbiamo vinto! Ha! Easy! Tutto per davvero! Sei Lao, giusto? Ven crede che tu sia morto. Ce l'ha fatta. Ero preoccupato per lui. Dice che l'hai salvato distraendo lo squarciavento. E lui ha mandato te a cercarmi, quindi siamo pari. Voglio vedere la sua faccia quando saprà che sono vivo. Torna pure, allora. E grazie dell'aiuto. Rallentare la macchina è servito. Allora, prendila. Posso sempre farne un'altra, ma sinceramente spero proprio di no, non per ora. Altra fionda. Un altro cacciatore torna a casa. Ora devo portare i borselli coi semi a Shell. Ecco Shell. Devo darle i borselli dei semi che ho recuperato alla selva antica. Ti va se parliamo un attimo? Aloy, Lao è tornato a casa grazie a te. Tieni, i borselli di semi. Penserò io a restituirli alle famiglie. Li pianteranno per ricordare. Lao e Ven vorranno ringraziarti. Puoi trovarli nel bosco. È stato un onore, Aloy, che la terra ti sia amica. Il piccolo Bai, forte e coraggioso, le si presentò davanti con in testa una domanda. Posso tingere la corazza?